Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va, ragazzi? È un periodo un po' particolare perché ovunque ci giriamo noi siamo accusati di qualcosa. Appena uno si muove dice, accusato immediatamente. Allora, vi devo parlare di una situazione un po' particolare che negli ultimi tempi devo dire sia un po' evoluta, ecco, sotto questo punto di vista. Parto da un presupposto molto 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 semplice. La gente vuole che noi annaspiamo, che insomma crolliamo, che affondiamo e che andiamo costantemente in svantaggio. A livello proprio economico andiamo sempre sempre peggio. Quindi noi stiamo lottando essenzialmente contro un paese intero che ci vuole vedere falliti. Però molta gente mi ha scritto e mi ha detto: Matt, sei uno dei pochissimi tifosi juventini che, nonostante difende la Juve, comunque conserva un certo tipo di competenza nella materia. Ma questo perché? Perché giustamente io parlo di argomenti che in questo momento stiamo discutendo in maniera molto seria, nel senso non sto qui a urlare dalla mattina alla sera, cerco di essere molto molto delicato nell'affrontare le cose. Tanta gente mi ha detto: i tifosi juventini stanno effettivamente sbagliando perché non vanno a discutere la propria società, cioè loro danno colpa alla procura, ma non danno colpa alla società. Allora, io non credo che la gente che dica questo ha capito la situazione qual è. Quindi cerchiamo di spiegarglielo in maniera molto molto semplice, perché questa sorta di dichiarazione a me sinceramente mi sta allegramente sulle scatole. Prima ovviamente di iniziare, come al solito ragazzi, iscrivetevi al canale, ovviamente mettete like al video. Attivate la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, raga, questa è una procedura che si fa in 10 secondi, perché scendi giù, c'è il tasto iscriviti, perdonate ragazzi l'abbassamento di voce, tasto iscriviti, iscrivetevi, perché veramente gola a pezzi fa freddo, e poi c'è ovviamente anche la campanellina. Quindi una volta che vi siete iscritti, appare la campanellina delle notifiche, basta attivarla. E in questo modo praticamente ricevete le notifiche ed è gratuito assolutamente. E poi trovate i miei social, quindi se vi va seguitemi sui social. Allora, tanta gente viene da me e mi dice: per colpa tua, per colpa di quell'altro, per colpa di quest'altro, i tifosi juventini si stanno ribellando. Allora, a parte che ribellarsi dopo quello che hanno fatto, cioè togliere 15 punti in classifica a una squadra che li ha conquistati, cioè una squadra che li ha togliere 15 punti, togliere 15 punti in classifica ad una squadra che comunque ha lavorato per ottenere quei punti in classifica, già quella è una cavolata assurda. Quindi già quello è sbagliato. Seconda cosa, se io sono uno dei motivi per cui tramite ciò che dico la gente comincia a scoprire delle cose, capire delle cose, comprendere delle dinamiche che i giornali come al solito non vi fanno capire, ma questo è quello che bisognerebbe fare. Che se io venissi qui e vi parlerei, vi direi le stesse cose che dicono i giornali, probabilmente, cioè, no, sarebbe una cosa abbastanza ridicola. Io dove voi venite qui e parlate con me perché volete scambiare un'opinione, volete discutere, volete comunque provare ad essere intrattenuti parlando di cose diverse. Ora, io non capisco quale sia il punto delle persone che accusano i tifosi juventini di essere esagerati. Tu hai conquistato sul campo un tot di punti. Te li hanno tolti senza dare spiegazioni, perché nessuno di noi ha capito questi 15 punti da dove sono spuntati. È inutile che la procura dice che i punti devono essere afflittiti, cioè devono essere di punizione, la Juve deve uscire fuori dall'Europa. Perché la stessa procura poi scrive nelle documentazioni che la Juve, violando la norma, ha violato comunque una norma che non è regolare nel contesto. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo, secondo la procura, violato una norma, ma questa norma che abbiamo violato inspiegabilmente non c'è. Quindi, se non c'è quella norma, mi devi spiegare che cosa io avrei violato. Dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista di una persona che ha vissuto lo scandalo che è accaduto tanti anni fa, ha comunque visto sofferenza, ha visto comunque, ha visto tanto, perché comunque ha visto tanto e conosce bene la materia, perché a differenza di qualcuno che fa finta di conoscere e poi legge tutto, io conosco bene le materie in questione, cioè è normale che dal mio punto di vista io tenda a schierarmi dalla parte della Juventus, ok?
sarei abbastanza ridicolo se mi schierassi dalla parte dell'accusa. Uno, perché l'accusa sta parlando di una norma che non c'è. Due, perché sarebbe quantomeno inusuale far la finta del finto imparziale e dire: ah, io mi voglio schierare, perché è palesemente una finta il fatto che tu ti vada a schierare dall'altra parte semplicemente perché non hai niente in mano. Quando usciranno delle prove di colpevolezza della Juve, che tu vedrai, ci sono delle prove di colpevolezza, io verrò qui e dirò: la Juventus, mi dispiace, ha dimostrato di essere colpevole, ragazzi, abbiamo sbagliato, mi dispiace, dobbiamo comunque assolutamente metterci in testa che è stata violata questa norma. Ma se la procura stessa, che mi dice che la norma non c'è, io non te posso dire abbiamo violato la norma, sarebbe ridicolo. Così come la gente mi dice: la gente dice no, le plusvalenze che voi avete fatto erano finalizzate semplicemente al guadagno. Scusate, dall'alto della vostra saccenza, ma le plusvalenze perché si fanno? Fatemi capire. Cioè, che cos'è una plusvalenza? Se io vi dico che cos'è una plusvalenza, le persone che mi dicono che noi guadagnavamo tramite plusvalenza, che cos'è una plusvalenza? Perdonatemi. Cioè, nell'economia aziendale, che cos'è una plusvalenza? Se io fossi un professore, voi foste, mettiamo caso che io vi sto interrogando, che cos'è una plusvalenza? Voi cosa mi rispondete? La plusvalenza, che cos'è? È una componente positiva di reddito. La componente positiva di reddito vuol dire che io guadagno. Okay? Quindi è normale che una plusvalenza sia votata al guadagno. Perché fai plusvalenza perché te va di fare plusvalenza? Fai plusvalenza perché c'ho i soldi. Ricevo soldi indietro. Quindi questa strategia utilizzata da tutto il mondo, ma non solo in tutto il mondo si fanno plusvalenze, per la Juve non vale. E viene giudicata irregolare. Ma se non esiste la norma che la giudica così, perché io dovrei capire che è irregolare? Cioè, qua, come si fa? Non voglio, non sto dicendo nulla, assolutamente nulla, però ascoltatemi un secondo. Come fai a giudicare una plusvalenza regolare da una irregolare se non c'è una norma? Ok? Un conto è che tu mi dici: guarda, le plusvalenze fino a 40 milioni sono regolari, dopo i 40 milioni sono plusvalenze non permesse, quindi di conseguenza devi assolutamente smetterla con le plusvalenze. Allora io mi regolo e dico: oh, guarda, io plusvalenze più di 40 milioni non le posso fare, perché altrimenti la procura mi dice che io ho violato. Però lì c'è una legge a cui io posso riferirmi. Qui la legge non c'è. E anche se ci sono degli appunti, dei documenti che dicono facciamo plusvalenza perché abbiamo bisogno di fare plusvalenza, non è un reato fare plusvalenza. Non è un reato. Il reato di plusvalenza esiste quando la plusvalenza viene finta, nel senso, tanta gente che non tifa Juve, anti-juventina, arriva sotto i miei video e mi dice: tu non hai capito la differenza fra plusvalenza finta e plusvalenza fittizia. Cioè, io per tutta la vita ho studiato sta roba. Vi posso dire una cosa, onestamente, probabilmente non l'avete capita voi la differenza. La plusvalenza, come quella che intendete voi, che non è una plusvalenza chiara e che quindi non può essere consentita, è quella all'interno della quale manca o il denaro o l'oggetto. Quindi io compro un giocatore, ti dico: voglio comprare questo giocatore, quanto vale? Vale 100 milioni. 100 milioni non ce l'ho. Facciamo una cosa, facciamo uno scambio di giocatori più conguaglio. Tramite lo scambio di giocatori più conguaglio tu raggiungi la valutazione che vuoi. Io nel frattempo è vero che pago il giocatore, ma al tempo stesso effettuo delle plusvalenze sui giocatori che vado a vendere, perché vado a valutare all'interno della trattativa dei giocatori in maniera economica che possano avere una valutazione di mercato consona, quindi idonea, una valutazione di mercato chiara all'interno del contesto. Se io valuto quei giocatori un tot, pago quel giocatore che voglio comprare pagando una somma di denaro e mettendo, e poi i giocatori in questione non vanno in quella squadra, quindi rimangono a me o vanno in un'altra squadra, quella è una plusvalenza finta. Cioè, non esiste perché il giocatore non è andato lì, ma è andato da un'altra parte. Quindi l'affare che tu stai facendo non è un affare normale, perché il giocatore non si è mosso. Oppure gli dico: questo è un ragazzo della primavera, non ha mai giocato, valutiamolo 40 milioni perché mi serve valuto a 40 milioni. Troppo comodo. È vero che non c'è una norma sulle plusvalenze, ma c'è una dignità morale, e questa dignità morale o economica
è ovviamente legata al buon senso. Questo buon senso ti dice che non puoi valutare un ragazzino 40 milioni che non ha mai giocato lì, quindi ti devi adeguare a valutarlo in un certo modo. Che cosa c'è di difficile per gli anti-juventini da capire in tutto questo? Io non so se parlo un'altra lingua o se utilizzo un linguaggio troppo complicato. Non credo di utilizzare un linguaggio tecnico. Appositamente uso un linguaggio semplice per cercare di farmi capire anche da chi non ha conoscenze di tipo economico, ma legge solamente magari i giornali e non riesce ad afferrare qualche concetto che i giornali non riescono a spiegare. Io appositamente in maniera semplice parlo per farmi comprendere anche da chi forse è più piccolino o non ha studiato, diciamo, la disciplina. Cosa c'è di difficile da capire in tutto questo? Cosa c'è di complicato da capire in tutto questo? Pare che sto a parlare un'altra lingua. Avete capito che una persona che qui non ci si sta ribellando perché noi ci si vuole ribellare, ma perché c'è una sorta di una sorta di sbaglio a fondo in tutto ciò? Avete capito tutto questo? Perché se poi voi non avete capito manco questo, io non so più come spiegarvelo. Ok? Da che mondo è mondo le plusvalenze sono sempre esistite. Si è sempre detto le plusvalenze esistono, ognuno fa quello che vuole, le plusvalenze in un certo modo, le plusvalenze così e colà. Si è sempre detto questo sulle plusvalenze, eccetera, eccetera. Che cosa c'è di irregolare nella vendita dei giocatori? Che cosa c'è di illegale nel dire voglio fare plusvalenza perché devo sistemare il bilancio? Ma perché le altre il bilancio lo sistemano, non lo so come lo sistema. Così si sistema il bilancio. Punto. Facendo plusvalenza in maniera regolamentare. E allora cosa c'è da capire in tutto questo? Perdonatemi. Cosa c'è da comprendere in tutto questo? Ma voi leggete, non voi, voi anti-juventini, leggete i giornali e li capite o leggete e siete come gli asini praticamente, acquisite le conoscenze e basta, non riuscite a contestualizzarle? Perché secondo me non le contestualizzate. E non ce l'ho con tutti, ce l'ho solo con una parte. È finita l'epoca in cui pagavamo per tutti, è finita. Aprite i bilanci e vediamo quali sono le vostre società. Vediamo un po' le società vostre che fanno a livello di plusvalenza. Ma voglio fare un'idea. Perché c'avete il marcio dentro la società e manco lo capite. E manco lo capite. Non lo capite. Capito qual è il discorso? E questo è grave. No, non capire. No, 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 questa è una cosa grave. È una cosa grave. Non capire le cose. Questa è una cosa, secondo me, gravissima. Capito? Il fatto di non capire le cose che tu stai leggendo.